provando a bere le velocità, anche c'è una bella giornata, ho tolto il calore perché fa troppa resistenza, e proviamo un attimo ai vari assetti e quanto riesci a prendere la barra. Mettiamo verso un suono. Con un po' di vento al bastone e andiamo, togliamo completamente il fatto, tanto siamo scarichi, mettiamo giù tutti i trim completamente e andiamo, vediamo i compressori volumetrici che attaccano subito. 10 nodi, è la minima di planata questa, sono bellissimi, già stanno fuori, i compressori volumetrici sono staccati, 2300 giri, 17 nodi, i motori già sono caldi, quindi non c'è nessun problema, possiamo andare di manetta, li facciamo, portiamo la... La spinta è veramente notevole al cambio di giri, questa motorizzazione secondo me è la migliore. La barca è veramente molto performante, la carena sull'acqua non si sente proprio. 2700 giri, 24 nodi. Abbiamo un po' di vento al bastone, ma cosa di 3-4 nodi. Procediamo con i giri, siamo a 3000 giri. 28 nodi, togliamo completamente, mettiamo i flap, mettiamo i piedi a zero, ragazzi, ho di nuovo smontato il frigo esterno e sto togliendo questa copertura qui perché mi sono accorto che per andare a fare il lavoro che ora vedrete c'è bisogno di toglierlo tutto, quindi togliere lo scarico, l'acqua, l'alimentazione del frigo che avevo già fatto la spina apposta per fare attacca e stacca e il tubo del gas che arriva da lì. Io onestamente ci metterei un altro sportello di ispezione qui molto grande, però vediamo, perché comunque io qui sotto mi ci sono inserito con la testa e non lo so se viene bene da lavorare mettendo solamente la botola di ispezione, ma intanto io gliela metto, tanto non costa tanto, e poi se ci sono lavori ancora più importanti, ahimè, lo devo rismontare di nuovo togliendo scarico, acqua, è un gran casino. Adesso per semplicità io gli sto inserendo la sonda, quella per i cavi elettrici. E finalmente abbiamo accesso a veramente tutto, ragazzi, tutto quello che è gli impianti che per mesi e mesi ho cercato di capire
dove accedere sono precisamente qui. Per esempio, adesso ora sistemerò quel cavo che lì messo così non mi piace per niente e lo metterò a posto. Quello che cercavo io sono gli spiati dei serbatoi che sono otturati. Quindi quando vado a imbarcare l'acqua troppo velocemente, il serbatoio si gonfia e poi appena tolgo ed esce l'acqua di fuori. Appena tolgo il tubo, l'acqua comincia a uscire a spruzzo dall'imbarco. Questo perché il tubo di sfiato non sfiata l'aria verso fuori. Quindi uno è questo qui e uno è questo qui. Questo qua è uno scarico, lo scarico del lavandino sopra il frigo. Quindi adesso li tolgo da lì e gli inserisco la sonda questa per i fili degli impianti. Bene, ho già tolto uno dei primi tubi e come vedete, non so se vedete bene, già l'imbarco è intasato, lo sbarco dell'aria è già intasato, quindi inserirò un giravite e poi poi farò il tubo con la sonda. E questo è libero adesso. Ovviamente non passandoci mai acqua, diventa veramente un problema. Si dovrebbe fare una T e ricordarsi di fare un lavaggio, ma diciamo che diventa un po' complicato perché poi questo è uno sbarco, il tubo dovrebbe salire verso l'alto. Per i vasi comunicanti si complicherebbe onestamente. Ogni tanto è buono staccarlo e pulirlo, ma essendo che in questa posizione è bruttina, pazienza. Niente, ragazzi, ci credete che mi sono arreso? Niente, con la sonda non ne vuole sapere di sotturarsi. Vorrei provare con l'acido. Però niente, preferisco mettergli una boccola, l'altro tubo e cambiarlo nuovo. Basta, troppo lavoro c'è. Bene ragazzi, sono in macchina e sto ritornando a casa, sono già le 10. Basta, sono troppo stanco. Veramente questi lavori in questa barca mi stanno veramente mettendo alla prova. Però continua ad avere un amore che è senza senso, perché ci sto dedicando così tanto lavoro che certe volte dico che quest'amore non ha senso. Però poi le soddisfazioni che mi dà, che sono uscito già 3-4 volte, sono veramente meravigliose, quindi continuiamo. Ah, con l'occasione volevo ricordarvi che se avete domande, se avete qualcosa da proporre, qualcosa che volete spiegato delle barche o possibilmente anche in generale in altri modelli, chiedete, fatevi avanti tranquillamente, senza alcun problema, tanto io magari ho molto lavoro, però poi la sera rispondo tranquillo. Ok, ciao ragazzi. Vi ringrazio per la visione, se questo video è stato utile ricordate di mettere mi piace e iscrivervi al canale e ci vediamo a un prossimo video.
Vi ringrazio per la visione, se questo video è stato utile ricordate di mettere mi piace e iscrivervi al canale e ci vediamo a un prossimo video.